di rimonta su una pista che non consente teoricamente esattamente la rimonta. Curioso, no? Così lontani, così vicini, almeno nelle presunte cattive intenzioni, laggiù in ultima fila puniti Rossi e Biaggi. Noi ridiamo, però di fatto c'è un Gibernau a 39 punti da Valentino Rossi, che in questo momento chissà che tipo di ragionamento sta facendo sulla tattica per questa gara. Ci sono, dopo questa ci saranno altre tre gare, settimana prossima in Malesia, fra due weekend in Australia per il filotto del giro matto, e poi si ritorna in Europa per la grande gara di chiusura di Valencia. Paolo Beltramo, hai le gomme? Non ce le hanno ancora consegnate. Ah no, le abbiamo noi, però noi. Forse le abbiamo, noi, te, le abbiamo noi, le abbiamo noi, Reggiani. Allora Valentino e Gibernau e Cecca e Hayden e Abe e Oxon usano tutti gomma posteriore dura. Tutti gli altri piloti hanno messo una media, compresi Biaggi, Barros, Edwards, Melandri, eccetera, eccetera. Davanti usano tutti una media, salvo Colin Edwards e Troy Bayliss, che hanno messo una gomma più dura degli altri. I provenienti dalla Superbike, che qui non si sono affatto comportati male in questi giorni. Diciamo un ragionamento rapido sul passo durante le... Facciamo un ragionamento rapido sul passo durante le prove per capirci qualcosa? Cecca, Barros e Gibernau erano stati quelli che ieri, dopo i quattro turni di prove, avevano il passo migliore di tutti. Valentino Rossi anche, ma era abbastanza lontano, non era riuscito a sfruttare bene la gomma da tempo. Questa mattina invece nel warm-up i migliori sono stati Edwards, ancora 1.59.0, molto forte il suo tempo, addirittura più veloce del tempo che aveva fatto ieri, di 5 decimi, di mezzo secondo. Il secondo era stato di Valentino Rossi. Carlos Cecca in terza posizione questa mattina, ma sia Edwards che Rossi avevano un passo incredibile, stratosferico. Adesso Valentino deve partire dall'ultima fila e quindi dovrà prodursi in una rimonta eccezionale. Aveva sbagliato posizione, addirittura più indietro del previsto era andato a mettersi. Non è tanto abituato. Modestia a partire totale. Così indietro. No, dovrebbero ribaltare lo schieramento, allora le cose si rimetterebbero a posto. Qua con Cecca sulla pole position, palettate di gas, semaforo rosso, attenzione alla partenza soprattutto di quelli dietro. Parte bene Cecca, rimaniamo con gli occhi puntati dietro, parte abbastanza forte Rossi, si porta tutto sulla sinistra del teleschermo, grazie alla regia che ci dà questa bella inquadratura, se ne è già bevuti 7-8, attenzione qua Nicky Hayden davanti a lui, attenzione, gomito a gomito con la Suzuki. Capirossi Rossi in ottava posizione davanti a Colin Edwards. Guardate ancora com'è compatto il serpentone Rossi all'attacco di Capirossi e passa. Rossi passa su Capirossi e poi davanti a lui c'è Edwards che ha superato Bayliss. Attenzione, attenzione, adesso Rossi si mette nella scia di Alexander Barros con la Ducati che prova a sverniciarlo di Capirossi sul rettilineo. Attenzione a Rossi, è riuscito a contenere questo assalto della Ducati di Capirossi e adesso Valentino è alle spalle di Colin Edwards in settima posizione. Guardiamo molto Valentino perché sta facendo il rimontone, certo, perché evidentemente è leader del mondiale. Difficile sorpassare su questo circuito così sabbioso fuori dalla traiettoria. Ci ha un po' smentito Valentino Rossi, sì. Dopo un giro sì, dall'ultima posizione sì. Si trova Urca. Settimo. Guarda Gibernau intanto sul rettilineo, ha sverniciato Cecca. Cecca poi aveva all'interno della traiettoria, niente, ha tirato la staccatona Gibernau ed è riuscito a rimanere davanti. Gibernau su Cecca, Gibernau su Cecca e poi Ruben Chaus, quindi Nakano con questa Kawasaki. Ragazzi, i tifosi da Kawasaki saranno impazziti. La Verdona è quarta anche stavolta e Rossi adesso invece marca da vicino un avversario ostico che è Colin Edwards che gli sta davanti. Gibernau, Cecca insieme, Chaus è a quasi due secondi in compagnia di Nakano, poi l'altra coppia. Ho l'impressione, ecco, adesso qui Rossi deve ricucire un po' il buchetto che lo separa da Edwards. Per quello che riguarda Max Biaggi è in 17ª posizione alle spalle di Oxon e davanti alla Kawasaki di Hoffman. Che cavolo, che diavolo di partenza ha fatto Rossi.
Come dicevo prima, una partenza a fionda, mi sembrava di vedere un po' la partenza che fece Capirossi in, se non sbaglio, intanto fuori era Bayliss, forse. Mannaggia, una Ducati protagonista di un dritto, questa pista obbliga a raddrizzare per non andare in terra, a non salvare con magari una piega supplementare situazioni di traiettoria che appaiono disperate, ma obbliga semplicemente ad andare dritti. Gibernau e Cecca, 2-0-0-0, 2-0-0-2 per Cecca, 2-0-1-4 per Nakano. Rossi gira in 2-0-0-2. Intanto Edwards ha saltato Barros, quindi Rossi adesso si trova a seguire Barros. È alla fine di questo quintetto che può valere il terzo posto. È guidato da Nakano, 1.59.776, il più veloce di tutti è Edwards. Non so se sarà un caso o no, ma in questi giorni in effetti gli ex piloti della Superbike hanno fatto vedere cose che nel corso della stagione si sono viste francamente poco. Piacerebbe sapere come la pensi, Reggiani. Ma credo che sia un po' dovuto anche al fatto che questo circuito è assolutamente nuovo per tutti. I piloti della Superbike stanno imparando i circuiti del moto mondiale, i piloti del moto mondiale sono abituati a essere su questi circuiti, su questi tracciati già da più tempo, quindi partono con delle regolazioni, comunque con delle memorie più fresche. Queste in questo caso sono tutti azzerati, partono tutti dallo stesso livello di conoscenza, quindi è più facile per questi piloti, diciamo così, giovani per questo campionato, essere un po' più competitivi. Stop and go per noi, così poi c'è il tempo della rimonta. Beh, se non ha rotto Oh, la Kawasaki che fuma di brutto. Nei giorni scorsi dicevamo piccole perdite d'olio, qua di fatto sta devastando, sembra sì, Lodi a febbraio. Ci manca solo che su quel pezzo di pista pulito ci vada già l'olio della Kawasaki, così non si stampi i piedi nemmeno i passerò. No, li fa passare, no, stavolta è rotta ufficialmente. L'altro giorno dicevamo residui d'olio nello scarico, così ci avevano spiegato Eckler e gli altri. Però stavolta invece è ufficialmente rotta. Salta Nakano, Gibernau, Cieca, a questo punto Edwards, Rossi in quinta posizione. Bayliss, davanti non c'è a Capi più Rossi. Bayliss che era in... Chi è che manca qua? No, lì manca... Capirossi, Barros, non c'è più Barros. Barros è scivolato indietro, sì, ha avuto in un contatto con Rossi. Posizione, ha avuto, dopo il contatto che ha avuto, con Rossi. Ha avuto un contatto con Rossi, Barros. E Rossi è risalito in quarta posizione. Vediamo le immagini di Rossi. C'è Oxon vicino a lui. Si sono proprio toccati. Si sembra, poi dopo chiede scusa a Barros, però nelle immagini che avevamo visto in precedenza sembrava che prima Rossi avesse toccato un attimo durante la staccata la ruota posteriore di Ruben Chaus e poi fosse stato quasi catapultato verso la moto di Barros, che stava chiudendo la traiettoria. Rossi si è trovato all'interno, non ha potuto far altro che toccarlo. Barros ha dovuto rialzarsi, Barros che non si era accorto della presenza di Rossi al suo interno, ha dovuto rialzare la moto e andare fuori sullo sporco e quindi perdere un sacco di posizione. Adesso Barros si trova in 17esima posizione. Che giudizio diamo di quella manovra? Settimo Melandri nel frattempo, anche lui sta facendo una bella rimonta. Drittone qua di Capirossi, mannaggia con la Ducati. Capirossi che era immediatamente alle spalle di Rossi in quinta posizione. Allora Gibernau, Cieca, Edwards, poi Rossi in quarta posizione a mezzo secondo da Colin Edwards, il quale a sua volta si trova a 4 secondi dalla coppia di testa Gibernau e Cieca. Alle spalle di Rossi a questo punto ci sono Chaus e Melandri che diventa sesto con la possibilità di mettere Chaus nel mirino. Sta rimontando Biaggi, adesso è in decima posizione, ne ha scavalcati un bel po' anche lui. Gibernau, Cieca, Edwards, Rossi, Chaus, Melandri, Capirossi, Hayden, Hopkins e Biaggi. Biaggi deve rimontare 2 secondi per recuperare un'altra posizione, quella occupa la nona, che è occupata adesso da John Hopkins, pilota Suzuki. I tempi 1.59.5 al passaggio precedente per Gibernau, 1.59.8 per Cieca, 2.01
e 0 per Rossi, però protagonista di quel contatto con Barros, il quale poveraccio si ritrova adesso in 17esima posizione. Rossi ha preso Colin Edwards, Rossi ha preso Colin Edwards e a breve potrebbe essere già in lotta per il podio. 5 giri dei 22 in programma, 118 km.36, passaggio sul rettilineo adesso Edwards 1.59.5 e Rossi risponde con 1.59.6. sono stati loro i più veloci in questo giro. Sapete, è un po' una litania quasi noiosa, che la Yamaha a un certo punto spesso si trova a consumare la gomma in modo più vistoso e più anomalo di quanto non faccia la Honda o le altre marche. Ciao se Melandri, Melandri gira forte, 2.00.02 ha fatto il suo giro più veloce, ha praticamente agganciato Ruben Chaus e può prepararsi a sorpassarlo, però poi gli altri sono lontani, sono a 4 secondi di distacco e comunque stanno girando più forte di lui. Beltramo. Sono con Carlo Fiorani, team manager della Honda, per parlare di questo contatto tra Rossi e Barros, a mio modo di vedere figlio della posizione in partenza di Rossi, che lo ha costretto ad essere molto più aggressivo del normale. No, non credo che sia figlio di questa della situazione pregressa, perché sono dei professionisti, però assomiglia molto alla situazione in cui Tamada e Gibernau sono venuti con contatto alla gara dell'anno scorso a Motegi e Tamada è stato squalificato. C'era stato un reclamo? Un'entrata molto aggressiva con un contatto che penso abbia portato un qualche rottura. Oggi non è il caso di smetterla con i reclami, con le squalifiche, con le penalizzazioni. Beh no, non è questione, è solo questione di mantenersi entro dei limiti, però ripeto, questa situazione qui la vedo separata da quello che è stato il reclamo fatto questa mattina per un infrangimento del regolamento. Chi è? Che volo! Rossi, caduto Rossi, fuori gioco Rossi. Nella foga del recupero? Fuori gioco Rossi. Disperato, fuori gioco Rossi. Ci voleva per lui, per il campionato. Mannaggia che botta. Anche perché come Gibernau sta andando a vincere, ha fuori. Messo la ruota sull'erba artificiale fuori. Che botta, mannaggia, fuori Rossi, grandi sfiaccolate, guardava la moto, guardava chi arrivava dietro, guardava ha tutto, ha fatto un bel po' di metri, avrà mamma fatto 100 mia. Metri strisciando sull'asfalto, è sconsolato Rossi, mai visto così sconsolato nonostante fosse caduto. Beh, già una volta quest'anno, però questo è un brutto colpo per il campionato, perché adesso Gibernau si avvicinerà, aveva 39 punti, se ne fa 25, va a vincere questa gara, 59.4, ancora giro più veloce di Edwards, che però è a 4 secondi e 4 dal suo compagno di squadra che invece è là davanti, 1.59.7 ha fatto Gibernau questo giro. Cecca con 2.00.1 si trova invece un po' più lontano, a 2 secondi da chi lo precede. 2.01.0 invece per Ruben Chaus, 2.00.5 per Marco Melandri, che gli mangia un altro mezzo secondo. Mai dire mai, come diceva per l'appunto James Bond, quando davamo per quasi chiuso un mondiale che apparentemente lo era fino a ieri sera, ci ritroviamo a dover dire che questo mondiale è riaperto. Seconda caduta stagionale per Valentino Rossi, una volta a Rio de Janeiro. Intanto Gibernau va a girare d'un largo, Edwards va a girare d'un largo impressionante. Mondiale che a questo punto, stando così le cose in questo momento, si riapre un bel po' quando mancano 3 gare alla conclusione. Fuori anche la Proton, direi che è proprio quella di, come si chiama, Aidon, no, di Aoki. Ha cambiato casco, di Aoki. Gibernau cieca, Melandri terzo in questo momento, che ha superato Xaus. Terzo Melandri, sesto Biaggi. Gibernau, Cecca, Melandri, Chaus, Aiden, Biaggi che sta recuperando anche lui. Melandri e Biaggi tengono alte le sorti di un'Italia che perde il suo pezzo vincente. Ecco qua Melandri davanti a Chaus. L'inquadratura di Melandri è quarto forse, Melandri. Sì, nella nostra grafica qua non ci avevano dato Edwards,
invece Edwards c'era. Nel T2 e nel T3 non ci avevano dato Edwards, che invece è in terza posizione. Ha fatto ancora un giro più veloce, 1:59.397. Il suo riaggancio con Carlos Checa, Paolo, è praticamente avvenuto. Paolo, ho visto arrivare Valentino in moto con un commissario e si è fatto portare in clinica mobile. Aveva un po' ferita la mano sinistra, che sanguinava un po' il dito minimo, ma niente di grave. Però ha voluto andare in clinica mobile. Va bene. Speriamo che non. No, ecco, non è niente di grave. Vabbè, però va bene che vada là. Sì, là sì. Intanto sbollirà anche un po' la tensione, la rabbia. Intanto qua la gara va avanti con un Gibernau che è diventato molto, molto, molto aggressivo. 3:04 su Cecca. E poi Melandri, terzo. Continuano a darlo terzo, ma però continua a esserci Edwards. Sarà il trasponder di Edwards che non funziona. Probabilmente, teniamone conto, perché Edwards dalle immagini è sempre al suo posto, anzi sta arrivando su Cecca, quindi è il suo trasmettitore che non funziona. Sta invece facendo una gran gara, una gran rimonta anche Biaggi, si trova adesso in settima posizione, ma i suoi tempi sul giro sono velocissimi, 2:00 e 2 sono praticamente più veloci di chi lo precede, tranne Gibernau e Edwards. Capirossi dopo il dritto è imbestialito. Adesso sta marcando Oxon da vicino, è in 12ª posizione Loris Capirossi. Ce lo stanno facendo rivedere nel dritto di prima. È stato velocissimo in quella curva. Fosse riuscito a finire la curva con la velocità lì, avrebbe guadagnato sicuramente un paio di secondi. È rientrato con stizza, sta inchiodando il gas nella posizione massima. Intanto qua Edwards, attenzione all'attacco di Edwards su Cecca. Stando così le cose, dovesse, attenzione, Edwards stavolta ce la fa. Colin Edwards, aio, ha messo la moto piegata fuori dalla riga bianca, l'abbiamo vista saltellare un attimo sul cordolo, e vuole andare a prendersi vantaggio su Carlos Cecca. Qua davanti ci sono due piloti della stessa squadra con Gibernau davanti, visto che Edwards sta menando decisamente, non tanto più forte Gibernau. Molto forte anche Gibernau. Sì, no, forse non so neanche se è il caso di porla la questione degli ordini di scuderia. Proviamo a farlo, Alberto, non so se hai Gresini vicino a te. Sì, con Fausto Gresini che sta controllando la situazione al passaggio sul rettilineo d'arrivo. Questa volta non sarà come a Donington, l'ordine a Colin di stare dietro arriverà se ci sarà la necessità di farlo. Beh, intanto mi sembra adesso siete davanti e sta girando in un ritmo molto buono. Colin sta facendo la sua gara molto forte, comunque è ancora un buon vantaggio, quindi non credo che in questo momento ci sia bisogno di ordine. Però se ci sarà tu lo darai. Beh, adesso vediamo la gara, di base non mi piace dare ordini. Ma questa volta bisognerà assolutamente farlo. Porta, per ora non lo fa. Ci sono 4 secondi d'altra parte fra Gibernau e Edwards, non sono facili da colmare, non saranno facili da colmare, perché Gibernau continua a girare in 1:59.6, quindi un ritmo molto molto forte. 1:59.6 anche per Colin Edwards, quindi recuperare 4 secondi non sarà facile. Cecca 1:59.8, molto veloce anche lui. Melandri sempre in quarta posizione, 2:00.6, più o meno lo stesso tempo fotocopia anche per Xaus, Hayden e Biaggi, che inseguono più veloce di loro, invece sotto il 2 minuti, quindi in 1:59.973 Alex Barros, che si trova adesso in 8ª posizione, quindi sta rimontando molto forte. Allora, intanto c'è la comunicazione ufficiale sul computer che il trasponder della moto di Edwards non funziona bene, per cui dobbiamo ricordarcene quando guardiamo i tempi. E stando così la situazione, c'è una classifica mondiale virtuale che dice che Rossi è fermo a quota 229 punti, così come era prima di stendersi quest'oggi, mentre Gibernau, vincendo questa gara, dovesse ipoteticamente vincere questa gara, si porterebbe a quota 215, quindi a 14 punti da Valentino Rossi. Voi mi direte, capirete che da 39 a 14 è un bel salto all'ingiù, quindi mondiale che forse veramente va a finire punto a punto come si immaginava ad inizio stagione. Certo, Valentino Rossi questo Qatar qua non se lo ricorderà, credo, con grande gioia nei prossimi mesi. Vediamo come vanno le cose, però insomma, tra una roba e l'altra ci sono anche quasi gare da pensare di tagliare una gamba al meccanico che gli ha, che,
gli ha fatto lo scherzo di pulirgli la partenza, perché probabilmente fosse partito da una posizione migliore, dalla sua posizione, forse non sarebbe stato così agitato, così adrenalinico come invece era. Una sciocchezza, però se non fosse successo. Saus davanti a Melandri, intanto passato sul dritto. Tosta, anche questa abbastanza aggressiva come manovra, sia nell'attacco che nella risposta, perché era praticamente già dentro nella fase di fine rettilineo durante tutta la staccata, quindi era a favore di traiettorie. Marco ha resistito un po' all'esterno, non si sono toccati, non hanno perso tempo nessuno dei due, quindi direi che è stato un sorpasso molto pulito. Gibernau davanti a Colin Edwards, 1.59.7 al passaggio precedente Gibernau, 1.59.4 Edwards. Biaggi ha recuperato un'altra posizione su Aiden. Sta facendo il rimontone, attenzione a Biaggi che sta facendo anche lui il rimontone. Adesso deve remare perché ha davanti a sé 4 secondi da riempire per arrivare su Chaus. Mentre Rossi ci ha provato a spararla tutta da subito, Biaggi la sta facendo con più progressione, è andato a girare un po' alla Melandri. Gibernau si è preso un margine che praticamente è andato a mettere tutte e due le ruote sulla riga bianca, e Cecca qua che insegue la coppia di Onda. Dicevamo, Biaggi sta facendo il garone, 2-0-0-2, vediamo. Biaggi 2-0-0-7. E Barros comunque, occhio a Barros, 2-0-0-2 ecco anche per Barros. Ecco Biaggi, ancora Edwards, 1.59. Ha recuperato una vita su Gibernau questa volta, mi sa che Gresini dovrà pensarci su. Stai attento che adesso Porta deve tornare da Gresini e dirgli: te l'avevo detto che dovevi dargli ordini di scuderia, prima o poi, Alberto? Che lo sapevi già tu, Vediamo cosa succede. 2-0-0-0 per Chaus, 2-0-1-0 per Melandri. Biaggi 2-0-0-8. Ha recuperato un po' su 1.59.7 per Alex Barros, sta facendo un ritmo forsennato, gli manca un secondo per arrivare a Nicky Hyde. Sta sicuramente guidando con la stizza della manovra di prima Alexander Barros, e vorrebbe riportarsi perlomeno nelle vicinanze della zona dove voleva essere oggi prima di scontrarsi con Valentino Rossi in quel incredibile inizio di gara a cui abbiamo assistito. Rientra Oxon, attenzione, ha evidentemente rotto la moto Oxon, si trovava in porta. Sì, Neil Oxon tra l'altro era già partito da pit lane per il giro di schieramento, aveva già avuto qualche problema prima della gara e adesso si ritira definitivamente. Tanto Melandri sta con Ruben Chaus, sicuramente premio outsider di questo Gran Premio dalle prove fino adesso, Ruben Chaus. In qualche modo il ragionamento di Reggiani di poco fa è che i piloti della Superbike forse li abbiamo sempre un po' dato, gli è stato dato meno valore di quello che forse si meritano. Fra l'altro lui usa una moto vecchia, una moto del 2003, dell'anno scorso, quindi ha anche questo sfavore dalla sua, non che forse la Ducati del 2004 vada tanto meglio di quella del 2003, molte volte si sono visti, soprattutto all'inizio della stagione, le moto Chaus e Oxon con le moto vecchie davanti a Capirossi e Bellis con le nuove, però ultimamente mi sembra che la Ducati con questo Twin Pulse nuovo si sia data una bella svegliata e davvero il suo motore mi sembra migliorato molto. 1.59.5 per 7 Gibernau, che è tornato sotto i due minuti, 1.59.3 per Colin Edwards, adesso si trova a 2 secondi di distacco. Intanto Ruben Chaus sembra allungare un po' su Marco Melandri. Beltramo, hai parlato con qualcuno vicino, sì, a Rossi? Sì, era uscito e è ritornato Uccio con i vestiti per Valentino. Dalla clinica mobile. Dalla clinica mobile, gli ho chiesto come stava, ha detto un dito, e quindi confermato il dito della mano sinistra. Sì, e adesso stiamo aspettando, diamogli tempo di riprendersi e di sbollire un po' la delusione. Certo. Che deve essere fortissima. Qua intanto c'è Oxon che sta spiegando il comportamento del posteriore della sua Ducati a Luis Dantin, il quale però ha in corsa un Chaus che sta facendo alla stragrandissima il suo dovere in quarta posizione. Gibernau, Edwards si sta avvicinando, Edwards è a 2 secondi da neggiato a destra e a manca Kagayama. Intanto qua c'è la prega di McWilliams, ferma.
fuori McWilliams, moto spinta fuori dalla ghiaia, pilota a piedi, ritirato dunque. Bel tramo. È appena uscito dalla postazione medica Davide Brivio, come sta Valentino? Ah, sta bene, ovviamente è un po' deluso, però per quanto riguarda le sue condizioni fisiche ha solo il mignolo della mano sinistra, lo stanno medicando, forse serve un piccolo punto di sutura, però basta, niente, va bene. Se non altro non si è fatto male, va. Sì, no, infatti non dovrebbe essere... Credo. Come giudichi questa... Valentino è uno che era caduto una volta a Rio dopo 49 gare, uno che errori non ne fa, è un po' figlio della situazione questa sua aggressività forse di oggi, forse questa, anche questa caduta forse. Ma non lo so, eravamo già quarti, quindi diciamo che per quanto riguarda la penalizzazione iniziale si era già messa molto bene, direi che quasi sì. Aveva già rimediato a questa situazione strana che si è creata questa mattina. Poteva seguire Colin, penso magari potevamo tentare anche di essere sul podio, quindi penso una condizione Melandri di gara non eccessivamente fuori nervoso, Melandri, non particolare. Ha commesso un piccolo errore, vabbè, ci sta. Adesso vediamo di reagire come dopo il Brasile. Siamo sempre davanti, 14 punti, non sono più tanti, però è sempre la leadership, quindi andiamo avanti. Bene, bravi, è giusto pensarla così. Lotteremo fino alla fine, questo è sicuro, questo non c'è dubbio. Grazie. Grazie Brivio, bravo. E peccato invece, mannaggia per Melandri che si è ritirato. L'avevamo visto scivolare giù in classifica immediatamente alle spalle di Hopkins e davanti a Capirossi, e poi l'abbiamo visto nella ghiaia con la moto ferma. Ci dispiace tanto. Intanto Biaggi, passo avanti, in quinta posizione Biaggi, e ha nel suo mirino Ruben Chaus. 9 giri alla conclusione, 3 secondi e mezzo il distacco tra Biaggi e Chaus, mentre Gibernau sta più o meno contenendo l'assalto, il rientro di Colin Edwards. Lo stop and go e poi fino alla fine. Rientriamo con Gibernau pericolosamente attaccato dal tornado texano, da Colin Edwards, le due Honda dello stesso team, mentre qui, mannaggia, il ritiro di Loris Capirossi. Abbiamo perso Melandri e Capirossi in un giro, ne abbiamo persi tutti e due. Alla fine la gara capolavoro è quella di Biaggi, che è in quinta posizione. Che cartello c'è fuori lì, Alberto, al box di Gresini? No, in questo momento segnalano solo quanti giri mancano e i distacchi. Per ora niente ordine di scuderia. Quant'è il distacco? Il distacco, aspetta che passano, è 1,8, ha riaumentato sì, Gibernau. Sì, no, quasi 1,897. Sì, diciamo no, che Gibernau prima ha guadagnato un decimo sete sul giro precedente. Di più. Più di due. Però, vabbè, insomma, è comunque sempre lì che balla tra i due, tra l'1,6 e l'1,8. Adesso ha forzato un po' sete. 7 giri alla conclusione. Nella scia di Biaggi con Alexander Barros. Sia lui che Biaggi, in fin dei conti, dopo quello che è capitato loro, stanno facendo la bella gara. Biaggi, la bella gara sta facendo Ruben Chaus, altro che quarto posto, partito dalla quarta fila addirittura, forse era solo dalla terza fila col settimo tempo. Aveva fatto un bel weekend, sia giovedì che venerdì aveva girato sempre molto forte, e adesso in quarta posizione. È vero, Biaggi e Rossi sono dovuti partire da dietro, Melandri si è ritirato, però sta facendo un bel passo, 2.003 il suo giro, il proprio giro più veloce proprio nel giro precedente, e ha staccato di un paio di decimi Biaggi, che adesso si trova a 3 secondi e 2 da lui. Bella la gara di Chaus, bella la gara di Biaggi, stiamo qua a mettere sul bilancino di chi è più bella la gara. Intanto la stanno facendo bella la gara di Chaus, bellissima la gara di Chaus, è una graduatoria, metteteli nell'ordine che preferite, però sia Biaggi che Barros che Chaus stanno correndo bene. Gibernau, Edwards, aspettiamo che passino sul traguardo per vedere se ha recuperato qualcosa. Purtroppo il transponder di Edwards non funziona, quindi non possiamo aggiornarvi in diretta sui vari passaggi, sugli intertempi. A questo punto ci sono solo 14 piloti in pista, quindi l'ultimo pilota che arriverà prenderà 2 punti, non 1. Stiamo ascoltando il motore della Honda di Biaggi, eccoci qua di nuovo con Barros che gli sta attaccato. Barros che è stato bravo a saltare anche il suo compagno Nicky Hayden. Barros che si gioca un posto
per fine stagione. Non abbiamo parlato di mercato quest'oggi, anche perché non c'è molto da dire, è tutto cristallizzato finché la Honda non scioglierà le sue riserve. Allora, sono passati in 1.59.6 Gibernau, 1.59.8 Edwards, 2 secondi e 1, perde altri 4 decimi Edwards da Gibernau. Non so, io so che Porta sta marcando il time board del, la time board di Edwards. Switch, di nuovo switch, cambiare la mappatura, poi ci prendono in giro. Adesso c'è scritto switch su quel cartello, però non vorrà certo dire cambiatevi la posizione. Esatto. Questa volta, quindi questa volta sarebbe una vera follia. Quindi è la prova provata che gli dicono cambia la mappatura, cambia la mappatura. Però dai, vediamo allora se cambiando la mappatura Edwards recupera. Switch, no, no, spegni il motore, Porta, non è plausibile. non ci va come. Si allontana di un altro decimo. Intanto Xaus da Max Biaggi, 2.002 per lo spagnolo, 2.003 per Biaggi, che si trova invece alle spalle, attaccatissimo, a un decimo solo Alexander Barros, che ha fatto anche lui una grande rimonta, che ha girato praticamente in fotocopia il tempo del romano. Poi Hayden settimo, Abe ottavo. In pista, come dicevo prima, solo 14 piloti, Ellison 13esimo, Hayden 14esimo, tutti e due con Barros ha scavalcato avanti. Barros ha scavalcato Biaggi, vediamo adesso se ci faranno rivedere il sorpasso. La Honda ufficiale di Barros sorpassa la Honda largo Biaggi. Largo Biaggi, forse no, Surca! Non era largo, stava facendo la sua traiettoria. Sembrava Gibernau e Melandri. Erano loro? Facendo la sua traiettoria, e Barros si è infilato in un buco che si stava chiudendo. Gli ha tolto la gamba. Chiudendo la traiettoria, e si è praticamente dovuto rialzare per evitare il contatto con lo spagnolo, con il brasiliano. Mannaggia. Vediamo adesso se riesce a rispondere. 5 giri alla conclusione. Proverà a portarsi sotto in staccata. Biaggi ci prova all'interno, s'accuccia lì. E intanto si è rifatto sotto, ha fatto una bella staccata, si è riportato un po' sotto. Gibernau, Edwards, 2 secondi tra i due. Poi Cecca in terza posizione, non l'hanno più inquadrato perché è in mezzo al suo deserto. Poi dietro però c'è Chaos in quarta posizione, e quindi questa coppia, Barros e Biaggi. Quindi Hayden, Abe, Hopkins e Hoffman. Purtroppo 3 piloti italiani di strapunta non ci sono più, a cominciare da Valentino Rossi, saltato, caduto, e poi Melandri, e poi Capirossi. Capirossi fermato da noie meccaniche sulla sua Ducati. Ecco qua Carlos Cecca. Carlos Cecca va a prendersi un podio, dovrebbe, se continua a gestirsela così. Ancora tempi velocissimi Gibernau e Edwards, 1.59.4 per Gibernau, è il suo giro più veloce, 1.59.3 per Edwards, che gli recupera un decimino di quelli che avevo perso prima, 2 secondi di distacco. Si fanno praticamente, si tirano nel collo a vicenda, non si risparmiano certo nulla. Gli altri girano 2 secondi, a questo punto 1 secondo e mezzo più piano. Cecca 2.01.169, il più veloce dopo i primi due è Ruben Chaus da qualche giro a questa parte, questa volta 2.00.473, 2 decimi più forte di Barros. Bravo lui, e quella Desmo 16 lì funziona. Attenzione, Edwards si riavvicina pericolosamente, recupera, mangia mezzo secondo a Gibernau, 1 secondo e 6 il distacco tra i due. 4 giri alla conclusione, con il texano di nuovo a gas spalancato, 1.59.8 per Gibernau, 1.59.4 per Edwards. Barros 1.59.8, Biaggi 2.00.3. Quindi forse Biaggi si accontenterà della sesta posizione se Barros ha più possibilità di stargli davanti. Le onde cominciano a intraversarsi qua davanti. Immaginiamo la tensione e la gioia nel team di Gresini. Un arrivo imparata, un po' come fa la Ferrari. Bravo. Ultimamente. Anche se poi di Edwards si dice che l'anno prossimo potrebbe andare alla Yamaha a fare il compagno di squadra di Valentino Rossi. Paolone Beltramo.
Se davvero Edwards andasse, avesse già firmato, fosse già d'accordo con la Yamaha, beh, dici, non perché vedo perché dovrebbe obbedire a eventuali ordini di scuderia. Tra l'altro non è sbagliato, però sono anche professionisti, hanno una moto blu con delle scritte sopra fino in fondo. Purtroppo qua si dibatte sempre. Secondo me, io credo che se Edwards avesse la possibilità di andare due volte la velocità di Gibernau, lo passerebbe, soprattutto oggi. Gli toglierà 5 punti, 4 punti. Che papà Nieto tolse suo figlio per sì, regalare un punto a Alzamora nel 99, quando poi vinse il mondiale proprio per un punto su Marco Melandri, proprio per quel punto. Porta? Sì. Ne hai un altro? No, in questo momento no, perché io sono con gli occhi fissi al cartello, alla lavagna di... Ah, Cecca, ferma! Disastro Cecca! Disastro no. Yamaha a questo punto. Ha rotto la sua Yamaha, è fermo Cecca. Gibernau, Edwards e Chaus che diventa terzo davanti a Barros e Biaggi. La Yamaha non ha più, cioè ha Abe in ottava posizione. Disastro, disastro. Uno caduto, due rotti. Mamma mia, incredibile, il caldo di questa dalla pista testa. Ha dato un po' fastidio alle teste, forse. Mamma mia, incredibile. Chaus fa un passo avanti con la Ducati, si ritrova terzo a questo punto, tre giri alla conclusione, ci sono ancora due secondi tra Chaus e Barros, ci sono due secondi e mezzo tra il terzo e il quarto. Non sono tanti, perché 2.005 per Chaus, 1.59.8 per Barros, sono sette decimi al giro, quindi sette decimi al giro potrebbe, se Chaus non si sveglia un po', potrebbe anche andarlo a prendere. Mi sa che Edwards resta lì dov'è. Ma adesso due giri, è a due secondi. Non c'è più Cecca, aspettiamo il passaggio di Chaus, eccolo qua. E vai così, Iberia, Ruben Chaus, tutto fuori dalla sua moto a rimetterla dritta, questa Desmo 16 che passa sul traguardo ancora in 2.002 e sta andando Chaus veramente a cannone. Chaus e poi Barros quarto, Biaggi quinto e Hayden sesto. Due giri alla conclusione. Barros si sta avvicinando in effetti a Chaus, però no, non basta. Due giri non basta, due secondi, cioè lo vede là davanti, ci vorrebbero almeno altri cinque giri di questo passo. Gran gara di Ruben Chaus, grandissima gara dei due piloti di Gresini, Gibernau ed Edwards. Gran rimonta di Barros, grandissima rimonta di Biaggi dall'ultima posizione dello schieramento, arriva in quinta posizione, anche se è vero che Capirossi, Melandri, Rossi, Bayliss, Nakano, Cecca tutti fuori, quindi insomma sì, a Aoki, Oxon, McWilliams, tanti. No, vabbè, quelli erano quelli davanti, quelli pesanti. Sete Gibernau, l'uomo che in qualche modo ha capito probabilmente la superiorità di Rossi e ha deciso che per sopperire a forse quella, poi qui è quantificabile veramente in poco, carenza di talento che ha rispetto a Rossi, ci ha dovuto mettere l'impegno. Tutti e due sono due professionisti che non mollano in un secondo della loro giornata lavorativa di piloti, la soglia della concentrazione la tengono altissima e oggi Gibernau ha fatto proprio tutto a modino, esattamente quello che doveva fare per approfittare di un Rossi che purtroppo è andato invece a stendersi. Grande applauso a Ruben Chaus e a questa sua guida spettacolare, fuori carena, fuori col ginocchio, ma il testone sempre abbassato. Dicono anche di andare piano, sembrava, i giapponesi, che in giapponese vai forte si dice vai piano con la mano. Allora, un secondo e mezzo adesso ha rallentato Gibernau, un secondo e mezzo tra Gibernau ed Edwards, vicino però, dai, ultimo giro, Gibernau in 2.00, Edwards gli ha preso mezzo secondo, 1.59.5, poi dietro Chaus 2.00.3, che invece Chaus non molla, lui continua a tirare a scanso di equivoci, dice stavolta che c'ho il podio col cavolo che lo mollo. Ha fatto una grandissima tre giorni il pilota catalano, che va
a mettere il suo nome anche nella storia della Moto GP, arrivando probabilmente, è questione di centinaia di metri, sul terzo gradino del podio del primo Gran Premio del Qatar della storia. Qua Biaggi è andato fuori alla ruota sabbiata, stava andando forte, aveva fatto 1:59.9, il suo giro più veloce proprio il giro precedente, il penultimo giro, ma non capisco, aveva un secondo e mezzo di distacco da Barros, quindi non aveva nessuna possibilità di andarlo a prendere in un giro solo, aveva 2:07 di vantaggio da Nicky Hayden, quindi probabilmente proprio un errore dato dalla deconcentrazione, forse dal troppo caldo, forse era sfinito, magari è stato uno di quei dritti imposti dalla traiettoria, come se ne succede, giù della roba bianca lì, intanto Gibernau, dove era caduto Rossi prima. Sì, ecco Gibernau che continua a guardare indietro per vedere dov'è Colin Edwards. Edwards è vicino, ma Gibernau Sete Gibernau c'è, vince il Gran Premio del Qatar, si porta a 14 punti di distacco da Valentino Rossi nella classifica mondiale, riapre tutto, Edwards secondo, e attenzione intanto all'arrivo della Ducati, ma è quella clienti, bravo, è Ruben adesso Chaus, 16 bravo. Del bravissimo Ruben Chaus, terzo nel Gran Premio del Qatar, quart'ultima prova del mondiale, poi Barros quarto, buon per lui che sta lavorando tanto per un posto dignitoso l'anno prossimo, poi passa Hayden quinto e Max Biaggi in sesta posizione, chiude Max Biaggi persino, attenzione intanto, si è visto che cosa gli è successo, col dritto nella ghiaia addirittura, lo supponevamo, Barcatona quando era alla corda praticamente ha dovuto controsterzare per controllare la derapata, però non ha potuto evitare di andare fuori, ed ecco qua il vincitore 7 Gibernau, vedete tubo di gomma che esce dalla gobba, indossa un corpetto che è una specie di aria condizionata portatile, una serpentina di gel che gli corre sotto la tuta, qui c'è la moto desolante, questa scena, la moto devastata di Valentino Rosso, è un contrappunto importante, Gibernau che festeggia con la bandiera spagnola, Rossi che va a mettere le ruote sull'erba, la ruota sull'erba artificiale, stava veramente strafacendo, aveva fatto una mezza rimonta clamorosa Rossi, che invece ha finito così purtroppo la sua giornata qui in Qatar. Telepromozione e poi ci vediamo per podio e fuori giri, aspettiamo soltanto un attimo per vedere in soggettiva questa scivolata con sfiaccolata che sa tanto di desolazione ma sa tanto anche di invito per la gara della Malesia di settimana prossima a fare tutto bene e a tornare in corsa invece che mettersi le mani sulla testa per essere caduti, per aver perso, magari mettersele per dire che cosa ho fatto, che grande che sono. Bravo Gibernau, bravissimo Chaus, bravi gli spagnoli, quel che è giusto è giusto. Telepromozione.